Leggo oggi l'ultima frase del Vangelo: chi tra voi è più grande sarà vostro servo, chi invece si esalterà sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. E bambini, voi avete voglia di fare i servi? Ma io credo proprio di no. Anzi, quando c'è qualcuno che ci chiede qualcosa, come già dicevo l'altro giorno, molto spesso ci guardiamo bene dal farla. E poi ragazzi, per noi il servo è proprio un'immagine brutta, è un uomo che viene sfruttato, non è certamente una cosa che ci piace. Ecco, invece Gesù dice: guarda, guarda il presepe, guarda quanta gente mi ha servito, e guarda attorno a te, guarda quanta gente buona c'è attorno a te, guarda quanta gente buona c'è nel mondo, guarda quante persone mi servono, guarda quante persone cercano di fare il bene. Anche tu, se vuoi essere mio amico, devi fare un po' come il servo. Il servo è colui che obbedisce, il servo è colui che lavora, il servo è colui che fa il bene senza chiedere niente in cambio. Allora bambini, oggi guardando il presepe dovete fare questo, dovete dire: Gesù, aiutami a essere uno che fa il bene senza chiedere niente in cambio, aiutami a fare il bene così, gratuitamente, solo per amore tuo, solo per amore del bene. Fate questa preghiera mentre recitate il Padre Nostro, l'Ave Maria e il Gloria anche oggi davanti al presepio.